Corso d'Alesio, la via principale del centro storico di Cosenza, e stiamo andando a vedere un po' di crolli e altri punti degradati della città vecchia che le associazioni cittadini e di residenti qua sperano possano essere sistemate, sanate. Qua abbiamo reperti romani, medievali, edifici di diverse epoche storiche, ma comunque secolari, che purtroppo sono a rischio scomparsa, non solo dalla memoria, come già è capitato, ma proprio dalla realtà. Cosenza dopo il terremoto. Parte del museo all'aperto è forse l'immagine più significativa rispetto al contesto urbano in cui è inserito, perché ci fa vedere una città crollata e descrive quasi una fotografia della Cosenza, nonostante ritragga una Cosenza del passato, insomma un pezzo della storia di Cosenza e anche emblema della contemporaneità del quartiere, perché qua intorno stanno crollando gli edifici o li sta abbattendo il comune senza autorizzazione. Tra l'altro ci sono una grande polemica tra sovrintendenza e comune. Questo è l'Umberto I. Qualche anno fa la provincia di Cosenza, targata allora Oliverio, pubblicò a fine mandato un bilancio sociale in cui si raccontava che all'interno di questa struttura si tenevano dei master universitari, scritto nero su bianco. In realtà qua dentro è tutto abbandonato. Allora, questa qui è la mappa degli edifici a rischio crollo che abbiamo realizzato a marzo del 2016 insieme al geologo Saverio Greco e a Marco Belmonte, che ha curato le foto. E qui sono segnalati tutti quanti gli edifici a rischio crollo. Una cosa interessante è che a distanza di un anno già due dei palazzi segnalati sono stati abbattuti, quindi fa capire che la tendenza è quella, cioè quella rimozione. Della rimozione, dei crolli, delle demolizioni, e che di questo passo, cioè al 2018, può darsi che ne troveremo altre. Murata in parte, forse ancora si può entrare pure spostando qui queste cose. Vediamo un attimo, facciamo una prova. Un abuso. Ecco. Si apre. C'è gatti furiosi perché noi apriamo. Poi teniamo chiuso per sicurezza, ma a parte questo complesso di edifici tutti sigillati e a rischio crollo, qua dai cornicioni potrebbe cadere tutto, forse è meglio anche spostarci un poco. Lì già, un pezzo crollato. Questo, come recita anche il cartello, è uno dei punti più belli della città vecchia, si chiama La Ficuzza, dall'albero di fico che spunta dalle pareti, ma purtroppo anche i residenti, insomma, a cui non mancano soldi, forse visto anche la televisione ultra HD che abbiamo qua, con i cartoni, badano poco, ecco, trasformandola in un immondezzaio. Bellissimo scavo. Inaugurato e chiuso. Proviamo a premere qua per fare parte l'esterno. No, non funziona. Non funziona nulla. Però le inaugurate in fresco. Sono benedette. Non funzionano, ma la benedizione c'è. Però perdonami, io non sono contraria a benedire le scale mobili ferme. Il problema della scala mobile quando si pone? Quando tutto il resto è fatiscente. Noi chiediamo al Comune di Cosenza che si rintracciano i proprietari, per prima cosa, per capire che intenzioni ci sono. E in secondo momento, intimare loro di mettere in sicurezza gli spazi, e in caso di mancata adempimento della messa in sicurezza, espropriarli o requisire
gli stabili. L'unico modo per provare a fermare il degrado, i crolli e l'abbattimento. Non è possibile che si possa intervenire solo una volta che il palazzo è crollato. Questa è proprietà ATER. Sono stati evacuati, hanno avuto le case popolari, però c'è ancora gente che abita dentro qui e non è stato mai messo in sicurezza. È un bellissimo palazzo.